inseriti in finanziaria. Mi auguro, a proposito di finanziaria e di bilancio, che questo bilancio si caratterizzi, superando le resistenze di chi vorrebbe farne una cosina così per salvare la pelle e la poltrona, per delle priorità che individua. La priorità più assoluta e più importante è l'agricoltura, ma non perché suona meglio, ma perché agricoltura vuol dire centinaia di migliaia di aziende, non esagero, almeno 500.000 persone in Sicilia, una massa finanziaria enorme che oggi è debito e che domani deve essere risorsa per le famiglie siciliane, per le nostre produzioni, produzioni di eccellenza in una terra in cui appunto abbiamo vantato tanti primati da riconquistare. Non risolviamo il problema con la finanziaria, ma è un passo importante perché poi tante cose vanno riprese a Roma e tante ancora a Bruxelles. Quindi questa manifestazione di migliaia di agricoltori della Confederazione della CIA e della Confagricoltura credo che debba trovare una risposta coerente in un'assemblea che appunto non potrà che tener presente che si tratta della più importante attività economica che, nonostante la crisi, ancora in Sicilia si porta avanti. La finanziaria è ancora ferma in commissione al momento, i tempi ci saranno? Penso di sì, ma abbiamo un termine dalla fine del mese, poi si può tirare la corda fin quando si vuole, al di là di un certo limite di tempo non si può andare.